C'era questa bambina piccola, una cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Giù, aiutami. Forza! Dai, andiamo. Merda. Altro branco. Stiamo qui, è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Non è successo. Non è una di quelle cose là fuori. È una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien. Se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono. Avete dottori, infermieri, un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per siamo due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Ok, forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro, è tutto ok? Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Ok, Boozer, andiamo, dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. Ci porto solo per due in qualcosa. Vai. Va con lei. Me la caverò. Ne ho viste di peggio, lo sai. Vero? Sì, anch'io. Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Trippinger Jack. Boozer non ce la farà mai senza di me. Lo rivolgo indietro. Vieni o no? Sarà lontano. Aspetta, spegni il motore. Merda, evviva! Alvarez! Alvarez, ehi, Alvarez! Che è successo qui? Dimmi, chi è stato? Erano i ripugnanti? Leon.
Coprimi, ti sto dietro. È andato di là. Forza. Dove cazzo va? Qui non c'è niente tranne un branco di furiosi. Forse mi sbagliavo riguardo al suo accordo con Copland. No, è da molto che Leon vende rifurtiva a Copland. Finalmente l'ho preso. Ehi, ehi, aspetta un minuto. Frena. Merda. D'accordo, vediamo. Aspetta, 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 ok. Giù di qua. Sono tracce fresche. Comunque, dov'hai imparato a leggere le tracce? Da ragazzo andavo a caccia di uopiti col mio vecchio. Si finiva sempre per pedinarli per chilometri. Tutto ok, fratello? Sì, sono un graffio. Il figlio di puttana non c'entrerebbe un elefante. Che bastardo. Sto bene, Boozer. Deve essere sceso di qua, verso le cascate. Sta perdendo molto sangue. Non andrà lontano, forza. Perquisiscila. Il dissanguamento è una morte orribile, lenta, e fa molto male, ma credo che tu lo respiravo sai, ancora quando siamo arrivati, stronzo! Oh, non volevo sprecare proiettili, non con lei. Aspetta, allora. Dov'è il carico, Leon? Se ce lo dirai, non faremo come te, ti concederemo una morte rapida. Comunque non soffrirai per molto. Leon, mi sa che sei proprio nei guai, vedi? Possono affiutare il tuo sangue. Ne sentono l'odore da laggiù. Secondo te che si prova? A essere squartati, mangiati vivi. Tra poco lo scoprirà. Vaffanculo. Addio, Leon. No, aspetta! Va bene. No. Ce l'ho qui. Ecco, tieni. Dove? È nel cimitero. È nel vecchio cimitero. Grazie. No, hai detto... Fallo. Non lasciarmi qui, ti prego. Fallo. Bugiardo di merda! Fallo. Che vorrà una prova per la taglia. È stata la scelta giusta, fratello. Nessuno merita di essere lasciato ai furiosi. Nemmeno i pezzi di merda come Leon. Aspetta. Voglio cercare in questo accampamento, magari trovo qualcosa per sistemare la ferita. Posso ricavarne qualcosa?
resta che metterli insieme. Sì. A posto dovrebbe andare. Bene, sì, per il momento mi abbraccio e salvo. Pensavo uscissimo a caccia stanotte per portare tagli a Tucker. No, se continua a piovere così. Senti, amico, ci servono crediti. Dobbiamo accumulare scorte. Ok, d'accordo. Ma non resteremo in giro tutta notte. Gesù, devo rimettermi in forma. Vedo se recupero qualcosa dalla moto di Leon. No, forse troia. Figlio di puttana. Ho il tubo del carburante che si è pisciato addosso. La benzina. Leon, sì, ho preso la pompa della benzina. Non serve niente dalla sua moto. Ah, è andata. Senti, adesso torniamo al Monte O'Leary. Domattina troviamo dei ricambi e veniamo a prendere la moto. No, forse ho un'idea migliore. Facciamo un po' di spesa già che ci siamo. Cosa? Il Crazy Willy non è distante. Andiamo in quella direzione. Cos'hai in mente? Saremmo comunque usciti a caccia stanotte. Il Crazy Willy è una meta come un'altra. Ok, ci sto. Ehi, che cosa ti ha dato lì? Che sia una mappa. Quando avrò recuperato la moto, andremo al cimitero a dare un'occhiata. Sì, ok. Domani prendiamo i farmaci, li portiamo a Tucker e incassiamo la taglia su Leon. Poi direi di partire verso nord. E a nord ti aspetti che sia diverso? Non importa, non può farci male levare le tende da qui. Aspetta, la strada è bloccata! Occhio! No. Ho visto una scena simile l'altro giorno. Un gruppo di ripugnanti aveva ostruito il passaggio con un camion. Aiutami a spostarlo. Pronto? Sì. Spingi! Siamo quasi arrivati. Stiamo avvicinando al vecchio presidio della Nero. Ci siamo quasi! Merda, come facciamo ora? Prestami il fucile, vado avanti io.
Pare che il presidio gli sia stato di grande aiuto. Ah, da morire, letteralmente. Preferirai finire sepolto con i mioli. Già. Ah, merda, eccoli. Che branco di idioti, dal primo all'ultimo. Cosa speravano di ottenere? Ehi, federali, perché non ci sediamo e aspettiamo che arrivi l'orda e ci ammazzi? Deve essere orribile crepare intrappolati in questo modo. Lo senti? Oddio. Là. Forza, andiamo. Ehi, aspetta. Quante molotov ti sono rimaste? Lo sistemeremo. Lascia stare. Sì. Lascia stare un cazzo. Che stronzo. Speri ci sia qualcuno. Sei stato accontentato. Cazzo di campo profughi, fai così solo quando inizi a pensare di tornarci. Come mi sto comportando? Non è colpa tua se lei è morta. Smettila. Se fossi salito su quell'elicottero con Sara, l'unica differenza è che saresti morto anche tu. Ti ho detto smettila. Qui una moto non passerà mai. Prova con quel tunnel di servizio. Forse puoi aprire un passaggio dall'altra parte. Ok, tieni puntato il fanale in quella direzione. Perfetto.
va all'inferno. Non l'ho fatto apposta, dannazione! Un altro nido. Ah, sì. Sento la puzza. Quante molotov ti restano? No. Hai appena lanciato l'ultima. Hai qualcosa per farne altre? Sì, sì. Solo un secondo. Dovrebbe andare. Sì, certo, un secondo. Ho ripensato al discorso di prima riguardo al partire verso nord. Secondo me non ti farebbe male andare via da qui. Ti schiarirebbe le idee. Ascolta, domattina consegniamo le taglie e ci mettiamo in viaggio. Alla grande, fratello. Ora ti riconosco. Thank you.